Ehi, tu! Sì, proprio tu! Ti piace Minecraft? Sì? Beh, immaginavo. Oggi sono qui per mostrarti un gioco che gira su qualsiasi PC che ti piacerà al 100%. Eccolo, quando cliccherete sul link vi farò un mini collegamento. A me dice collegamento perché si sta collegando al mio account. Sì, perché basta che vi registrate una volta qui in alto e siete a posto. Ecco qui! Sto gioco è una fottutissima meraviglia. Non è un gioco che si scarica, si trova sul browser game, basta cercarlo su Google. Vabbè, questo qua si leva, lo giuro. Gira su qualsiasi PC, clicca per giocare. Questo qui è il gioco. A differenza di tanti giochi, per esempio, dipende da quale arma avete in mano per essere più veloci o più lenti. Come ho detto prima, il gioco gira su qualsiasi cavolo di PC, perché guardate le texture. Sono semplici, ma veramente molto carine. Ecco, c'è uno lì. Cazzo. Aggiungiamo i nostri compagni. Ci sono varie modalità in questo gioco e sono veramente molto belle. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di registrarsi, come vedete là sopra, però io sono registrato. Se non vi registrate, vi leggerà Ghost 4, Ghost 5. Quindi potete anche giocare da incognita volendo. Anche se è un bel giochino, non dovete rimettere ogni volta la password che vi registrate. Quindi io vi consiglio di registrarvi una volta. Non dovete nemmeno mettere email, dovete mettere un nome ed una password. Quindi ve lo consiglio veramente sto gioco. Come ho detto sempre, io sul mio canale porto RPG a cubetti. Quindi questo qua sì che è un RPG. Cioè, più che RPG, questo qua è un gioco a cubetti. Quindi, hey. Lo preferisco a CSGO. Magari molti di voi mi andranno contro, ma a me piace di più di CSGO e Fortnite messo insieme. Perché? Perché i caricamenti sono brevi. Su Fortnite 2 ore messo in lobby. Vezzi. Su Fortnite 2 ore buttato in lobby che seduto così ad aspettare, poi muori subito e ricominci dopo altri 20 minuti di lobby. Qui ricominci subito ed è bellissimo. E ovviamente vince chi fa più punti. Ah, ma siamo 3 contro un rosso. Ma poverino. Vezzi. Mi schienano, continuano a uccidere però. Raga, ma non è giusto. Vittoria. Vabbè, dai. Sto round è andato malissimo. Scriviamo... Vezzi! Potete scegliere la modalità di gioco e continuare a giocare istantaneamente in 16 secondi. Nulla in confronto a Fortnite. E penso che lo porterò anche in live qualche sera sul mio canale Twitch. Ah sì, giusto, seguitemi su Twitch. Plugin /basso, ovviamente. Vedete, click to play. Qui potete scegliere l'arma che volete. La mia preferita dovrebbe essere questa qui. Perché è una mitraglietta, come vedete, andate velocissimo con questa qui. Guardate che figata. Andate ultra veloce. E avete un passo veramente... Guardate, questa zona gialla vi darà più 10. Vezzi. Dov'è? Vezzi. Lag uguale Deat. Beh, non ti posso dare torto, amico mio. Raga, ripeto, sto gioco gira su anche un tostapane. Quindi giocateci, perché è veramente bello. Vezzi. Se qua, se non sbaglio, è una mappa di Call of Duty. Come cavolo si chiama? CSGO? Vezzi. Oddio, mi ha colpito. Vezzi proprio. Ciao, sono secondo, ma no. Raga, sto gioco è bellissimo. Mi piace troppo, raga. Io l'ho conosciuto, devo ringraziare ovviamente chi me l'ha fatto conoscere. L'ho conosciuto stando in live da Metano 007, quello degli Spicy Boys, Metano, yeah. Quindi ti adoro Metano e ti ringrazio tantissimo per sto gioco. Potrei scaricare il launcher per diminuire ancora l'input lag. Ma sti cavoli, raga, io gioco benissimo perché dovrei avere una buona connessione. Almeno da quel che vedo. In più il frame rate, raga, è buonissimo. Cioè, potete giocare anche pixelato volendo. E non intendo pixelato così, intendo proprio a pixel, vedere la mano pixelata. Però io ho messo tutto al massimo perché il gioco gira anche su un tostapane, ma io non ho un tostapane, ecco. Quello è quello che volevo dire. Vezzi! Vezzi proprio! Dai che siamo secondi, siamo vicinissimi al primo. Vezzi! Ma dove respawnano? Andiamo verso la bandiera. Raga, sto gioco, l'avrò detto 65 volte. Mi piace troppo! È bellissimo, perfetto, semplice. Vezzi! Comandi base, oh.
Ai comandi basta, stavo dicendo, quindi WASD, SHIFT, nulla. Tasto destro e tasto sinistro per sparare. Semplicissimo. E in più, quando morite, potete andare appunto a cambiare arma, però... Sorry, raga, vi ho sparato. Cioè, scusa. Victory! Utilizziamo sempre la stessa arma. Ok, adesso siamo tutti contro tutti. Come vedete, sono tutti rossi e io sono bianco. Non è che sono tutti loro insieme e io da solo. Ognuna... Ma... Come ho fatto a uccidermi? Stavo guardando dall'altro lato. Adesso cambiamo arma, perché vi faccio vedere anche un pochettino le altre armi. Cambiamola fin da ora e ci mettiamo il shotgun, che è il pompa. Ovviamente appena moriremo ce la cambierà, no problem. Allora, vezzi, chi è che vuole essere picchiato? Spero che l'audio si senta bene, perché si sente di più lo sparo, che l'audio mi è in cazzo, tanto. Vezzi! No! È sempre quello di prima, perché era il primo... Pinterusek, come cavolo si chiama, era quello che era primo in classifica, quindi è forte. Ovviamente col pompa, che ha solamente due colpi, cioè viene data anche una pistolina, ma la stessa cosa col cecchino, eccetera, eccetera. Perché ovviamente bisogna un minimo... Allora, senti, sta partita non mi sta piacendo, eh? Ecco, fuori dai coglioni. Perché si è fatta arrabbiare Plaghitro, Plaghitro negli RPG a cubetti vi rompe il sederino. Quindi adesso è il momento di rompervi il sederino. Dov'è il sederino? Dove siete? Ve rompo, è Pinterest! Doppie pistole sono anche velocissime. Veramente molto belle. Però hanno solo 18 colpi. Però sti cavoli, dai, proviamole. Sono veramente molto belle come... non potete zoomare. Zoomare? Utilizzare il mirino al massimo. Oh, però lag uguale idea, t'altro che lag. Tu stai andando più fluido di me. Ecco, come vedete col fucile d'assalto sono leggermente rallentato, però appunto i colpi fanno leggermente più male. Questo qua la mitraglietta mi rompe il sedere, eh? Ok, vezzi, ucciso. Oh, sono terzo nonostante tutti. Ah, guarda, il mirino è a 1500. Però potremmo vincerla. Ho 3 kill. Dobbiamo aumentare, eh? Giusto, perché ovviamente perché avevo poca vita. Allora, andiamo con lo sniper. Come vedete il cecchino è buono, però ha 3 colpi. E più lontani siete, più male fa questo qua. Questo qua è bellissimo. Proviamo il cecchino. Sto gioco è buono anche con gli amici, raga. Per esempio, qua potete andare a cliccare invite. Inviate il link al vostro amico, il link che vi darà. E semplicemente... Brutto stronzo, stavo spiegando ai miei fan. E semplicemente potete giocare nella stessa lobby. Potete anche ostare delle partite. Raga, è un gioco bellissimo. Io penso di scaricarmi, infatti. Zio! Ok, questa volta voglio utilizzare il semi-automatico, che è veramente molto bella come arma. Non lo prendo. C'è uno dalla mia parte. Finalmente. No, vezzi! Jojo! È un porco! Jojo, vai tu! No, vezzi! Comunque... Oddio, che culo! Abbiamo la safe dalla nostra parte, vezzi. No, dai, vezzi! Facciamo saltare tutte le mini, siamo lentissimi con il lanciarazzi. Fortunatamente... Aia! Fortunatamente un cavolo. No, vezzi! Vezzi! No, cazzo, mi sono fatto più male io che loro. No, è troppo... Oddio. No, dai, stavo ricaricando! No. Vezzi proprio. Siamo due contro Pinterus. Ma buzzate di sotto, tiro per il culo, proprio a te. Vezzi, 3 di vita, ovviamente qui la vita si ricarica. Non è come Fortnite che ti serve 2 medikit e 400 band. Potete iterarmi quanto volete, ma io preferisco sto gioco a Fortnite. Molto più semplice, molto più veloce. E ti diverti soprattutto qua. Cioè su Fortnite 2 ore messo così. Appena passa uno, appena apre la porta, madonna, gli inizia a buildare in faccia proprio.
vado a divertire, pezzi pezzi. E invece voi, vi guardate la outro, pezzi, victory!